No, era un campo basso che giocava nettamente a uomo e quindi direi diverso da quello che aveva iniziato il campionato. Per noi è un punto importante perché abbiamo incontrato un campo basso determinatissimo che per lunghi tratti ci ha messo in difficoltà, direi soprattutto nel quarto d'ora che ha preceduto il loro gol, ci ha messo nella nostra area, non ci ha permesso mai di uscire. Noi stentavamo a tener palla e quindi non riuscivamo a venire fuori da questa morsa. Il gol loro direi che ha avuto il potere di sbloccarci. Siamo venuti fuori, abbiamo segnato un bel gol, abbiamo creato altre due situazioni molto valide, magari anche per poter vincere la gara. Comunque sono molto soddisfatto della prova dei miei, perché anche sul finale, quando siamo rimasti in 10 giocatori, hanno mostrato carattere e hanno portato in porto un risultato molto importante. Parliamo ancora un pochino di questo Cesena, un Cesena che ci è sembrato molto attento nella disposizione in campo, un Cesena che ha, diciamo, rivalutato e valorizzato gli schemi del gioco classicamente italiano. Ma guardi, noi per caratteristiche non siamo una squadra che sa difenderci, se l'abbiamo fatto a tratti è stata una conseguenza del gioco del campo basso che ci premeva e non ci permetteva di uscire. E poi, come accennavo prima, la mia squadra ha avuto difficoltà nel mantenere il possesso della palla, non riusciamo a fare tre passaggi di fila e di conseguenza, quando non si riescono a fare dei passaggi consecutivi, non si viene mai fuori dalla propria metà campo. Direi che questo è riuscito solo nei 20 minuti finali, quando forse un po' sbloccati dal loro gol abbiamo giocato stranamente con più serenità e siamo riusciti a fare quello che nelle intenzioni volevamo fare sin dall'inizio. Un episodio forse da contestare o da rivedere, l'espulsione di Bordin, cosa ne pensa Bolke? Ma guardi, io ho parlato con Perrone, il quale mi ha detto onestamente di non aver subito fallo e quindi più di così non so cosa dire. Campobasso Cesena 1-1, tutto nella ripresa, 12° corner di Perrone, nella mischia è Russo che risolve anche lui con un diagonale di sinistro. Tre minuti e mezzo dopo il pareggio della formazione romagnola, imposta Angelini cambiando il gioco sulla destra, dove c'è poi un lancio per Aselli che vince un contrasto in area e batte il portiere Bianchi in uscita.